Mirmonera. Sì, ok, potresti atterrare per... Oh, grazie. Hi guys, ben ritrovati qui con il vostro Rex91. Come potete vedere siamo nuovamente su Skyrim. E scusate se laggerà leggermente questo gameplay, ho abbassato un po' la grafica perché sto renderizzando alcuni video e questa cosa farà laggare abbastanza il gioco. Intanto facciamo un po' di casino sul tavolo. E cosa stavo per dire? Sì, come potete vedere siamo in un nuovo episodio di Skyrim. Colgo questi, diciamo, questa parte iniziale per dirvi subito una cosa. Scusatemi, è arrivato un messaggio rapido. Posso? Ok, stavo dicendo, ragazzi miei, mi sono arrivati un po' di messaggi in questi giorni: perché non continui Skyrim, perché non continui Minecraft, perché non continui Metal Slug. Ragazzi miei, tranquilli, con calma, si fanno tutte le serie, cioè tranquillamente. Non è che se una... No, sta passando una moto mentre registro, grazie. Non so, spero non si senta. Che cazzo. Non è che c'è al posto del motore una turbina. Dicevo, se vedete che non pubblico determinati gameplay di determinati giochi in un determinato lasso breve di tempo, non vi preoccupate, cioè non è che li lascio. Se te decido di abbandonare un gameplay, non lo farò, ma se puta caso proprio lo volessi fare, lo dirò in un video. Se no, continuano. Diciamo che nel frattempo magari mi andava di giocare a qualcos'altro e non magari a Skyrim. Ho voluto provare The Rester, la prossima settimana uscirà il nuovo capitolo, che poi c'è la Pasqua di mezzo. Comunque, grazie alla partnership continueranno ad uscire video di The Rester. Visto che ovviamente posso temporizzare i video, caricarli e farli uscire un altro giorno. Cosa volevo dirvi? Quindi, ragazzi miei, non vi preoccupate, si fanno tutte le serie, a meno che non lo dico io che non si continuerà più la serie. In questo caso avverto subito una cosa, qualcuno di voi magari l'avrà notato, qualcuno no, è sparita la playlist di Kingdoms of Amalur. Questo perché? Perché il gioco lo devo ricominciare da capo, proprio dagli inizi, perché ho perso i salvataggi, ecco perché non l'ho più continuato. Quindi ragazzi miei, si ricomincerà Kingdoms of Amalur e per questo ho deciso di cancellare tutti i salvataggi, mi sembrava inutile continuarlo così. Quindi non mi ricordo cosa dovevamo fare. Ah sì, dovevamo fare la nostra quest principale, tipo è la prima quest principale che faccio dall'inizio del gioco. Bellissimo. Eccoci, oh mio Dio, perché c'è questo... Wow, lagga un pochino, vabbè, ok, scatta un pochettino, ma si può fare. Fortuna che ho abbassato un po' la grafica. Allora, dovevamo andare a... non mi ricordo più. Ah sì, a Dragon's Reach, a Whiterun. Sì, non so, purtroppo dovrei fare a Dragon's Reach, a Whiterun. Purtroppo però non mi ricordo i nomi, quindi devo inframmezzare questa cosa, ragazzi miei, scusatemi. Un barista lucertola. Ve lo immaginate se andate tipo a un pub e vi trovate lui che fa: "Uè, what's up, guys?" Oddio, questo è bruttissimo come come accento inglese, tipo tra l'irlandese e... no, tra lo scozzese e l'italiano. Oddio. Ok, siamo qui a Dragon's Reach. Però prima di andare a Dragon's Reach volevo vedere, visto che me l'avevano consigliato, su apri le abilità, bello mio. Oh, beh, ah ok, no, non mi apriva le abilità, visto che ho due punti da incantamento. Non mi ricordo qual era, no, non mi ricordo se era incantamento. Mi hanno detto che, visto che uso mani eccetera eccetera, di... sì, mi sa che era proprio incantamento. Sì,
Sì, effetto extra. Tesini salute. Sifone dell'anima. Mettere incantatore. Chiamo incantatore, poi forgiatura, ovviamente quanto ci manca per fare la forgiatura orchesca. Siamo a 44, ne richiede 50, quindi Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È passato parecchio tempo ma dall'ultimo chi ti si attacco da incu... parte della. Andiamo a Dragon's Reach. Su, entra, nebbie. Su, caricati. Te lo ordino. No, eh. Su, dai. Da. Oh, dai. Dai che forse. Spero tu stia bene. Sì, ok, perfetto. Ah, io sto benissimo, grazie. Arrivederci. Oh mio Dio, una vecchia Kitty, sì. Cosa Kitty, wow. significa questa interruzione? Lo Jarl Balrog non riceve nessuno. Ma togliti dai coglioni. Un messaggio da parte di Ulfric che porta notizie da Helgen, mi manda Gerdur Questo Riverwood. spiega perché le guardie ti hanno lasciato passare. Forse non Sì, lo sì, sì. Jarl Ah, non ha questo. dunque Eri a Helm. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Dovevo parlare prima con quell'altro. Il drago distrutto Helgen, l'ultima volta che l'ho visto era diretta qui. Allora, sì, l'ho visto benissimo mentre gli imperiali cercavano di tagliarmi la testa. Davvero? Non si può dire che tu non sia onesto sul tuo passato criminale. Non mi interessa chi vogliono uccidere gli imperiali, specialmente adesso. Ah, davvero? Quello che mi interessa è sapere cos'è successo a Ege. Drago ha distrutto Helgen, l'ultima volta che l'ho visto era diretto qui. Ah, va bene, dai, su. Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura contro un drago. Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira. Lo Jarl di Folgrith la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Oh, ma stai zitto tu, Ma non tizio potremmo. strano. Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Oh, ottimo, Chiedo ottimo. scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Ecco, bravo. Sarebbe meglio. Ben fatto. Oh, va. Prendi, come segno della mia gratitudine. Corazza Potresti fare nanica. un'altra Ce cosa. l'ho! Magari Ho un adatta a una doppione. persona dotata dei tuoi talenti. Avanti, troviamo Faringar, il mio mago di corte. Stava indagando sulla Sì, missione mi che gli fai ho parlare, ho sottoposto una spada per te. Ah, è dalle fatto esatto parole quello. di Adriano. Ah, questa deve essere l'arma per lo Jarl. Grazie. Prego di accettare queste poche monete per i tuoi servizi. Goditi la tua visita a Dragonreach. 20 pezzi d'oro? Mi stai prendendo per il culo? Tu piccolo! Ah! Oh, salve! Ah, però è gemma dell'anima minore. Ok, niente. Oh, salve! Salve Farengar, fuoco. Fuoco segreto? Sì. Hai questo. Farengar, credo di Ah. aver trovato qualcuno che possa aiutarti con il tuo progetto sul drago. Davvero? Forza, fornisciglielo tutti i dettagli. Parla. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Oh mio Dio, che Immagino pensasse alle mie traduzione ricerche sui orribile. draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per Davvero? conto mio. Beh, Ottimo. in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Subito al sodo. Senti, va al Non tumulo delle l'avevo. cascate tristi, trova questa tavoletta che sicuramente Ah, ti servirà. infatti, eh. Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. L'hai già trovata? Vedo che non sei della stessa pasta dei bruti che mi procura di solito lo Jarl.
Cosa ne è della mia ricompensa? Con lo Jarl, o forse con Avenicci, il suo sovrino. Ottimo, qui dietro che c'è? Ti posso rubare qualcosa, cassettone? Ah, un paio di stivali di merda. Carbone, un ferro da stiro. Oh mio dio. Varengard, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Sì, voi parlate in nord di Skyrim. Bene, dove è stato visto? Cosa sta... Ah, 31 monete. Schifoso. Se fossi in te, cercherei... No, nessun oggetto. Se un drago decidesse di... Bricco. Uno schifosissimo bricco. Mi vede qualcuno? Perfetto. Sì. Sì. Powa. Andiamoci qui. La leggenda dell'aquila rossa, che non ci facciamo niente, rubiamo 10 di oro, stiamo a posto così. Quindi direi, ragazzi miei, di andare a parlare con lo Jarl. Ah, è sopra. No, mio signore, stava volando in cerchio sopra la mia testa quando sono fuggito. Oh mio dio, questi stanno chiacchierando ancora. C'è un altro di questi cosini. Una spada di ferro, che è inutile praticamente per noi, ma vabbè. E poi, ragazzi, cioè, vi dico così, io sto facendo a cazzotti perché è fighissimo, eccetera, eccetera, però è ovvio che se a lungo andare incontriamo troppe difficoltà, non riusciamo a proseguire, è logico che inizierò ad usare le armi normali. Cioè, che domande. Non c'è tempo per i convenevoli. Voglio che tu vada con Irle e te l'aiuti a... Sei sopravvissuto, Alger. Dunque, non ho dimenticato il servizio che mi hai reso recuperando la pietra del drago per... Come segno della mia gratitudine, ho comunicato ad Avenicci che accetta questo dono. Perfetto, a parte che non abbiamo oro per farlo. Cosa? Devo venire anch'io. Mappa aggiornata. Elmo di ferro di illusione maggiore. Cos'è? Sarà un elmo di merda. Ma va bene. Ma in teoria sarebbe anche figo. Solo che il nostro fa 44 e no, in più non uso magie dell'illusione, quindi no, è abbastanza inutile. Che minchia devo fare? Ah, devo parlare con la zozza qui. Vieni qui, zozza. Ci vediamo alla torre di osservazione non appena il resto degli uomini si sarà radunato. Ho bisogno di sapere con cosa abbiamo a che fare. Davvero? Ok, ciao. Andiamo alla torre di osservazione a massacrare questo fantomatico drago. Tu stai lì, sguattera. Andiamo a White Run. Ok, siamo qui. Oh mio dio, quanto sta laggando questo. No, rimuovi. Ok, andiamo alla fattoria di Pelagia. Un enorme orso che vagano per Skyrim, sono animali che incutono timore, ma il più delle volte attaccano solo se provocati. E sti cazzi? Ah, va bene. Non volevo offendere l'orso. Mi dispiace, orso. Ok, siamo qui alla fattoria di Pelagia. Ha fatto il salvataggino automatico, come sempre. Rieccoci, finalmente, qui. Dovremmo andare lì, se non mi sbaglio. Sì, il nostro indicatore indica quel punto lì. E noi andiamo lì, tranquillamente, serenamente, dolcemente e con i pugni ben carichi, dato che dovremo affrontare un drago. Il primo, uccideremo il nostro primo drago a mani nude. Che dovrei fare qui? Ok, ritardatari di merda. Sì, vecchia baldracca schifosa, sei qui. Neanche mi guardi, neanche mi guardi. Oh mio dio.
quanto ti odio. Quanto ora sei non c'è brutta. Traccia di alcun drago, ma sembra proprio che sia stato qui. So che la situazione sembra grave, ma dobbiamo scoprire che cosa è successo e capire se il drago è ancora qui vicino. Ok. Disperdiamoci e vediamo se ci sono dei superstiti. Dobbiamo sapere che cosa stiamo affrontando. Va bene, ok. Vediamo un po' di trovare qualcosa. Seguiamo il nostro, ovviamente, bellissimo indicatore che ci dirà, non so, qualcosa. No, indietro. È ancora qui da qualche parte. Rocky e Thor sono stati afferrati quando hanno cercato di mettersi in salvo. Ok, ma cosa troviamo qui? Che poi, ragazzi, questa mod è, diciamo, è molto figa. L'unica cosa è che adesso mi dovrò riscaricare Skyrim, perché praticamente mi fa laggare troppo il gioco, quindi... Oh! Ecco il drago. Andiamo a massacrare il nostro drago. Vieni qui. Dove sei? Drago di... Oh mio Dio, quanto... Mirmonera. Sì, ok, potresti atterrare per... Oh, grazie. Vediamo. Cioè, ma... Non gli fa... No, direi che non si può fare. Ok, sì, mi avevano avvertito che i draghi non si potevano praticamente uccidere a mani nude. Quindi purtroppo dovremmo usare le armi. Ah, ok. No, come qui? Mio Dio. Dimmi che ho... Frecce. Ma noi abbiamo la famosissima ascia di Ulfric. Sì, ma tira fuori magari. Wow. Sì, guardate l'epicità di questa laggosissima ascia. Ok, ragazzi, lagga troppo e poi abbiamo largamente superato i 15 minuti di gameplay. Quindi direi, purtroppo in specie, ragazzi, non è successo molto, non è stato un gameplay molto movimentato, ma ho capito che non posso andare avanti usando solo i pugni. Oh, mio Dio, è stato il primo fail di Skyrim. Spero non ce ne siano altri. Quindi da adesso in poi purtroppo dovrò usare le armi. Purtroppo molti di voi saranno contenti perché diranno: wow, finalmente ce l'hai fatta a capire che devi usare le armi e non solo i pugni. Perché mi stai guardando e perché state parlando mentre io faccio il finale del mio commentary. Oh mio Dio. Ok. Dicevo, guardando il nostro epicissimo personaggio nanico, cosa stavo dicendo? Ah sì, che quindi dovremmo usare le armi da corpo a corpo. E poi praticamente niente, ragazzi. Quindi ci vediamo nel prossimo video gameplay, sempre qui sul canale di Rex91, sempre qui ovviamente con me, Rex91. E ci vediamo al prossimo video gameplay. Quindi un abbraccio a tutti voi, ragazzi miei, un salutone e quindi ciao e alla prossima. Ciao, se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace qui sotto e inserisci il video tra i tuoi preferiti. Inoltre scrivi un commento così da farmi sapere cosa ne pensi del mio video. E oltre a questo, se vuoi continuare a seguire le mie serie non ti resta che iscriviti al mio canale con il bottone qui sopra e continuare a seguirmi anche su Facebook e Twitter qui al lato, così da non perderti nessun aggiornamento. Ci vediamo, ciao!